Dottore Basile, è stato un grande successo l'Universiade, un impatto importante per la Campania ma per l'intera Italia. L'organizzazione è stata perfetta nonostante il tempo davvero ristretto. Sì, è andato tutto bene, grande entusiasmo, ci fa piacere che poi la Campania, Napoli in particolare, abbia vissuto con intensità questo evento che ha avuto anche risonanza nazionale. Quindi tutto bene, una bella vetrina per la Campania tutta e quindi anche per la provincia di Avellino. Cosa rimarrà di questo evento? Noi abbiamo puntato su tre cose, alcune si sono già verificate: un'area impiantistica sportiva riqualificata, anche ad Avellino, ad Ariano abbiamo fatto investimenti importanti che rimarranno nel tempo. C'è una consapevolezza nuova in tutta la Campania, che è quella che abbiamo risorse umane, materiali e siamo in grado di organizzare questi eventi, quindi saremmo pronti come regione a organizzare anche eventi di livello agonistico maggiore. Quindi questa è un'altra cosa che è positiva, perché una serie di giovani si sono avvicinati, hanno competenze, hanno visto che ce la possono fare e poi è stata una vetrina, quindi già i dati turistici sono positivi. Noi stiamo facendo una valutazione, a ottobre saremo pronti a dare tutti gli indicatori di dettaglio, però la cosa più bella è che si incrementa il turismo, c'è un'immagine positiva della Campania, quindi i dati sono già positivi, adesso si prevede che siano, questa ripercussione ci sarà anche negli anni futuri. L'unica nota stranota forse è legata alla copertura televisiva dell'evento. È un problema legato anche alla ristrettezza dei tempi oppure c'era qualche altra cosa che doveva essere limata e curata nel meglio? Sì, abbiamo detto più volte, diciamo, nel momento in cui si arriva all'ultimo giorno a montare l'ultimo sediolino è pure difficile proporsi e quindi magari con un paio di mesi in più ci si poteva proporre meglio. Va anche detto che Rai 2, Rai 3 hanno coperto abbastanza l'evento e va anche detto che si tratta di giochi universitari. Alla fine la legacy è quella di far stare insieme ragazzi provenienti da tutto il mondo, però è ovvio che non siamo a livelli agonistici notevoli in sport quali il calcio, il basket, dove magari il livello non è quello dei campionati maggiori, quindi a livello sportivo si sconta anche questa difficoltà. La fotografia, qual è l'evento simbolo di questa Universiade? Vabbè, c'è la cerimonia di inaugurazione che ha fatto capire un po' a noi, all'Italia, che si stava facendo sul serio e che questa era una manifestazione importante. Questa è stata anche un'autopromozione. E poi l'evento simbolo delle strutture realizzate, l'oro della pallanuoto fatto domenica ad una Scandone riportata ai fasti di un tempo. Bruno Iovino. Il bilancio delle università in provincia di Avellino. Ma il bilancio della provincia di Avellino mi pare più che soddisfacente. Ariano ha risposto alla grande, Avellino città ha risposto alla grande, col pallacanestro, col tiro dall'arco. Abbiamo avuto grande manifestazione di partecipazione, grande organizzazione, servizi dell'ordine pubblico eccezionali. Per cui mi sembra che tutto sia andato nei migliori dei modi. Certo, c'era quella situazione al Campo Coni, è stata ripresa, sarà ripresa. Abbiamo oggi l'ingegnere dell'Uomo che è responsabile lui proprio della struttura del Coni, ne parlerà lui in prima persona. Quindi crede che sia rispettato in pieno tutto ciò che era stato programmato. La storia ci dice che il 22 giugno le Universiadi campane sono partite da Avellino, come il 59 sono partite da Torino. Quindi credo sicuramente si poteva fare meglio, indubbiamente, però mi pare che dobbiamo essere tutti soddisfatti. La presenza oggi del commissario straordinario ingegner Basile per chiudere volutamente questo evento delle Universiadi mi pare che sia una risposta di grande prestigio. A proposito del Campo Coni, il riferimento in precedenza era al completamento dei lavori per quanto riguarda la pista di atletica. Sì, siamo pronti, c'è l'ingegnere dell'Uomo proprio per chiarire questa posizione, per quanto mi riguarda sui lati tecnici si esprimeranno loro, però posso dire che fra qualche mese tutto sarà pronto, tutto è a posto, quindi mi pare che gli impegni assunti dall'Agenzia regionale, dal Commissario straordinario, non da me, si stanno rispettando, si stanno portando a termine. Certo, abbiamo avuto un problema di gestione politica nel Comune di Avellino, ma ormai è tempo passato, quindi devo fare ringraziamenti ai comitati eventi, all'amministrazione comunale, che comunque alla prefettura, alla questura che hanno dato molto, molto, hanno speso molte energie su questa manifestazione e noi ne siamo fieri e orgogliosi perché Avellino e la Campania ha dimostrato, Ariano Irpino, hanno dimostrato di saper fare le cose per bene. Le università hanno portato non solo valore, plus valore alla città di Avellino, all'intera provincia, ma
ma soprattutto abbiamo riqualificato le strutture sportive che altrimenti non potevamo per niente utilizzare. Abbiamo riqualificato lo stadio Partenio, il palazzetto dello sport, il campo Coni, che tra l'altro è un intervento bellissimo, quello della pista, che aspettavamo da circa 50 anni, secondo me 50 anni, no, 20 anni. Insomma, sono 20 anni che non potevamo avere questa pista e grazie a Gianluca Basile e grazie all'ARM abbiamo avuto questi lavori. Quindi possiamo dire che abbiamo raggiunto il duplice risultato.